Thank you.
Bentornati in diretta dal Palazzaole. Signore e signori, ecco a voi la finale tra Basket Magnolia Campobasso e Limonta Costa Masnaga. Come detto ieri, la giusta finale. Curiosità prima dell'inizio. Costa Masnaga è dal 2017 al 2024, non contando i due anni del Covid, 14 partecipazioni, questa è la quindicesima consecutiva alle finali nazionali. 5 scudetti, 6 secondi posti e 3 terzi posti. Per Campobasso è la seconda finale nazionale, vinta l'anno scorso con l'Under 17 contro la Reyer Venezia, e oggi si gioca la finale scudetto contro Costa Masnaga. Attendiamo che si sieda qui con noi coach, che si aspetti qui con noi, che si sieda qui con noi chi dovrà essere il commentatore tecnico di questa finale. Per il momento si è seduto a fianco a me coach Antonio Crisconio. Buonasera a tutti. Questa, siamo giunti all'epilogo di questa kermesse, Giovanni, una grandissima settimana di basket. Un'importantissima settimana di basket, come ho detto ieri in telecronaca con Kevin, è la giusta finale, non la finale che tutti si attendevano, ma la giusta finale per quello che hanno fatto vedere durante questi 5 giorni qui a Battipaglia. Sicuramente Giovanni, hanno espresso un buon basket le squadre, ma Costa e Campobasso meritatamente sono arrivati in finale. Stiamo aspettando l'amico Kevin che sta arrivando per fare il commento. Hai deciso di lasciare il microfono? Sì, faccio parlare a chi è che... Quelli più giovani. I più giovani. Il primo arbitro della partita, il signor Simone Settepanella di Roseto, il signor secondo arbitro, la signora Chiara Bettini di Faenza. L'arbitro in stand-by, Emanuela Tommasi di Veroli. I quintetti, Costa Masnaga, 28 Bernasconi, 41 Bernardi, 42 Gorini, 54 Cibinetto, 47 Piatti, Limonta Costa Masnaga, 10 Giacchetti, 11 Chinones, 21 Trozzola, 30 Bocchetti, 43 Moscarella. Signori, ecco a voi, inizia la finale. Palla a Campobasso. Kevin, le due più forti raggiungono la finalissima. Assolutamente sì, le due squadre che hanno dimostrato di meritarsi questa finale iniziano questa finale e, ripeto, secondo me ne vedremo delle belle. Praticamente Osazuwa e Piatti, anche se Osazuwa non è in campo. Bernardi la apre con la tripla. E stavo dicendo, Piatti e Osazuwa, anche se Osazuwa non è in campo, contro Chinones e Moscarella. Oggi se ne daranno di sante ragioni. La tripla di Bocchetti di Giacchetti sbagliata. La palla ritorna nelle mani della numero 10. Bocchetti per Giacchetti. Chinones si apre, riceve, spara, sbaglia, la recupera e poi realizza. Assolutamente sì, quest'oggi se ne daranno di santa ragione. C'è uno scudetto in palio e per molte potrebbe essere l'ultimo scudetto o l'unico scudetto, quindi
figurati, l'intensità è tanta, lo vediamo subito nei primi contatti come ci sia tanta intensità, tante mani addosso, il metro è sempre lo stesso. Intanto rivediamo il primo canestro di Campobasso, il primo canestro di Quinones, sbaglia una tripla, prende il rimbalzo e appoggia. Bernardi, anzi è Gorini che spara, sbaglia Moscarella, la recupera, corre Campobasso, la palla arriva a Moscarella, la tripla della 43, Bernardi la recupera. Certo che Costa Masnaga, anche se non ha Osazua in campo, ha le giocatrici per marcare le due lunghe di Campobasso. Bernasconi la perde, Quinones, serve Trozzola, ancora Quinones, attacca Bernardi, realizza. Caro Kevin, come fermare Quinones? Costa Masnaga 3, Quinones 4, questo sarà il dilemma per Costa, come firmare Quinones. Intanto gran penetrazione di Gorini, grandissimo aiuto di Moscarella, chiedeva fallo, e poi gran canestro di Giacchetti. Giacchetti che tira sulle mani protese di Piatti e segna il 6-3. Allora Costa cerca il suo sesto scudetto, gran giocata, ma qui ancora Gorini, gli manca la forza di andare più in su, palla recuperata da un'immensa Quinones, e ne segna altri due. Ieri Battipaglia era stata brava a tenere a 12 punti Quinones con una zona, ora invece Costa concede 6 punti nei primi 3 minuti e 13 di incontro a Quinones. Intanto Piatti con una penetrazione subisce fallo, andrà in lunetta con due liberi, esce Bernasconi, entra il comandante Osazua. Eh sì, subito alza il quintetto coach Rossi. Finalmente vedremo questo scontro. Intanto sbaglia il primo libero Piatti. Vedremo questo scontro. Quattro delle migliori lunghe a confronto. Il torneo dice le quattro migliori lunghe. Assolutamente, sono arrivate in finale. Meno 4 Costa, palla in mano Campobasso, Quinones, non ci sono né Piatti e né Osazua su Quinones, perché si è messa praticamente 1-3-1 subito Costa, e Quinones sbaglia la tripla. Sì, tripla lunga, si lotta a rimbalzo, palla Costa che ha solo 6 secondi per superare la metà campo. Piatti riceve, palla scacciata a terra per Gorini. Applaude nonostante tutto coach Rossi. Giacchetti, Trozzola, Giacchetti. Palla scacciata a terra per Moscarella. Attacca Piatti. E qui si trova le mani di Piatti. Possesso alternato che premia Campobasso. Adesso vedremo veramente il duello sotto le plance. Aspettiamo solo che Osazua si attacchi a Quinones. Credo che coach Rossi, intanto vediamo tripla di Bocchetti che non va a segno. Credo che coach Rossi abbia deciso un attimo di risparmiare la propria lunga, perché fronte a canestro Quinones è un esterno e quindi ha paura di mettere Osazua su Quinones all'inizio della partita per non caricare la propria pivot di falli. Non è così invece per coach di Otallevi, perché in fase difensiva Quinones si affianca subito ad Osazua. Sì, in fase difensiva Osazua ha meno qualità fronte a canestro a livello di esterna.
che magari può avere Quiñones, quindi fisicamente, obiettivamente è l'unica che può marcare Quiñones, è l'unica che può marcare Osasua, scusate, spalle a canestro per la formazione di Campobasso. Fallo intanto di Bernardi, palla persa da Costa Masnaga. Moscarella aspetta l'arrivo di Giacchetti, attacca Bernardi, si muove Osazua, c'è Cibinetto in campo, nuovamente su Quiñones, rimangono palla persa da Campobasso, 5:27 da giocare. Attacca Gorini, rischio quasi di perdere il pallone, l'aiuto di Cibinetto serve, si abbassa Osazua, la palla invece per Piatti, marcata da Moscarella, l'aiuto di Giacchetti, la palla fuori per Gorini, per Cibinetto, ancora Gorini a 3 secondi, il tiro è sbagliato, Moscarella la conquista, serve Giacchetti, palla schiacciata a terra per Quiñones, la recupera Osazua, passi di Cibinetto, coach Rossi pensieroso. Ed ecco in campo un'altra delle protagoniste, Edo Paegabè, esce. Ti dico Gorini. Una cosa Giovanni, secondo me questa può essere la giocatrice che nelle file di Costa può sparigliare le carte a favore dei Lombardi. Anche perché per me sono, la lotta è pari tra Osazua, Quiñones, Piatti e Moscarella, sono le altre che devono fare la differenza in questo momento, ed Edo Paegbe per Costa può spaccare l'incontro, la tripla di Giacchetti, 7 Campobasso, palla persa da Cibinetto, Costa Masnaga per la prima volta in seria difficoltà. Sì, difficoltà di Costa Masnaga ad attaccare questa difesa super aggressiva di Campobasso, e intanto vediamo come continua coach Rossi a accoppiare un'esterna a Quiñones, un'esterna come Edo Paegbe che ha fisico per tenere Quiñones, e infatti la costringe ad un tiro difficilissimo, cercata Bernardi, non c'è fallo di Giacchetti su Bernardi, attacca proprio la 10, torna indietro Moscarella, la tripla di Bocchetti è corta, il rimbalzo è di Bernardi, ritorna in campo Gorini per Costa Masnaga, potrebbe uscire il fallo, è di Bocchetti, potrebbe uscire Bernardi, e infatti l'ho indovinata. Gran tifo, gran tifo anche adesso, caro Kevin. Assolutamente sì. Edo Paegbe penetra, lo scarico per Piatti che ha una buona tripla, viene fermata da Quiñones in penetrazione, attacca la 11, sbaglia, incredibile. Anche ieri avevamo visto Quiñones sbagliare qualche layup di troppo, ieri non è costato caro, vediamo oggi. Intanto fa buona guardia Moscarella, Costa non si sblocca da questo 4 punti realizzati. La sbaglia Osazua, Moscarella riceve da Giacchetti, serve Quiñones. La tripla! E se mette anche questa, signori! 9 punti di Quiñones per questo 14
a 4. Timeout Rossi. Per forza deve fermare il momento positivo, il trend positivo di Campobasso, ma soprattutto di Chinones, chiamando timeout e ragionando su quello che bisogna fare adesso. Ma Kevin, ti rifaccio la domanda: come contrasti Chinones? Come contrasti Chinones? La spari. Io penso che questa domanda se la faccio anche degli allenatori di Serie A. Se dovessimo chiedere al coach Dragonetto, che sta preparando la partita di domani tra Battipaglia e Campobasso, anche lui secondo me si starà chiedendo questo, oltre alle varie americane, sicuramente le italiane di Campobasso, ma quella è una Serie A. A livello giovanile ti dico, devi fare una scelta. Ma la domanda te la faccio io: preferisci vedere Chinones arrivare tutte le azioni sotto sperando che sbagli come qualche layup, o magari la fai tirare con una mano in faccia concedendo un tiro? Io preferirei fare la seconda. Sì, poi anche io. Ha una buona mano, ma sicuramente il suo fisico le permette di avvicinarsi al canestro con facilità. Sono d'accordo con te, Chinones, va qui, gran giocata di Gorini che sbaglia ancora, subisce un colpo, Moscarella, fallo. Attenzione, attenzione, qui ci può essere, Moscarella è a terra, si sta tenendo la caviglia, speriamo che la finale non perda una protagonista assoluta. Delle finali, Moscarella praticamente si è scavigliata, sta piangendo Kevin. Sì, sta piangendo, ha provato ad appoggiare la caviglia ma continuava a fare segnale no, no, no. Quando vediamo queste cose ci dispiace sempre notevolmente. Ma anche perché si perde realmente una protagonista di questa finale. Assolutamente sì. Dispiace vedere delle ragazze farsi male, non è la prima purtroppo in queste finali nazionali. Quella più sconvolta sembra proprio Gorini, perché nello scontro probabilmente è stata lei. No, ma Gorini si è trovata in mezzo a Moscarella e Osasua a rimbalzo. Io ho proprio visto Osasua prendere la palla e sotto il braccio aveva la testa di Gorini. Gorini si è trovata un po' lì in mezzo, poverina. Infatti la vediamo un po' sconvolta, penso nulla di grave. Coach Rossi sta parlando con lei. La sta tranquillizzando. Moscarella cammina ed è già importante. Sta andando in infermeria la 42, anzi la 43. Ha difficoltà. Speriamo che possa riprendere al più presto. Comunque sia, con l'aiuto dei sanitari, un minimo la caviglia l'appoggia, speriamo nulla di grave. Riparte la partita. Con Vitali in campo. Si è stato fischiato fallo in attacco proprio di Moscarella e nel ripartire ha centrato in pieno un difensore di Costa. Costa ha l'opportunità di accorciare. Edo Pegbe, serve Gorini, Piatti, Bernardi attacca la 41, palla ancora a Gorini che deve immediatamente superare il momento difficile emotivamente parlando che sta avendo. Palla persa proprio dalla 42, Chinones, serve Trazzola, la palla per Vitali, Bocchetti, Vitali attacca Edo Pegbe, la tripla di Giacchetti sbagliata, Osazua la fa sua. Attenzione perché per Costa sta entrando una delle giocatrici che ha rotto proprio le ossa a Battipaglia. Si chiama Rotta, non è un gioco di parole.
Osazua aspetta Edo Pagbe, si mette in proprio, tira in fascia a Quiñones, sbaglia, la recupera Edo Pagbe, possesso per Campobasso. Costa non riesce a sbloccarsi, esce proprio Gorini. Esce dall'altro lato Bocchetti, entra Del Sole. Rossi ancora che sta tranquillizzando la propria giocatrice. Sì, ho sentito, dicendo gli errori fanno parte del gioco, non ti preoccupare, andiamo avanti, la partita è lunga. Anche perché non solo gli errori, ma anche gli infortuni fanno parte del gioco. Nel basket poi è facile potersi scavigliare, ancora Quiñones. E la più lesta è la numero 18, Vitali, ancora Vitali, protagonista di questo momento. Sì, Campobasso, nonostante l'uscita di una delle protagoniste, come dicevi tu, ha nettamente più energia adesso rispetto a Costa Masnaga. Sembra che Costa Masnaga, anzi non sembra, da quello che stiamo vedendo, sia rimasta, come si suol dire, ancora negli spogliatoi. Diciamo che una finale scudetto è una partita che i giocatori sentono. Intanto uno su due di Vitali, di Campobasso. Sono convinto che Costa prima o poi arriverà, e arriverà a sua maniera quest'oggi, questa finale scudetto. Piatti, la gran giocata. Vediamo Piatti fintare un consegnato, ripartire, fare un arresto più da esterna che da pivot. Ottimo movimento della numero 47 e si conquista due liberi. Si era accusata Quiñones, ma la signora Bettini vede il fallo di Giacchetti. Piatti si sblocca. Tre punti per Piatti, 15-6, più 9, Campobasso, ultimi secondi del quarto, Vitali per Del Sole, ancora Vitali, palla schiacciata a terra e vediamo cosa ha fischiato la signora Bettini. Fallo. Fallo. Fallo di Costa Masnaga, fallo per la numero 47 Piatti, Piatti, primo fallo. E io stavo dicendo che il coach di Otallevi era riuscito, mettendo Edo Pagbe addosso all'avversaria Quiñones, a reggere l'urto. E poi Quiñones subisce il fallo, 3 secondi, sbaglia Quiñones, 15-6 per Campobasso. Io mi permetto di dire una cosa, no, credo che per coach Rossi, nonostante i soli 6 punti segnati, essere a meno 9 sia grasso che cola. In difesa Costa ha fatto una partita solida fino a questo momento, nonostante qualche errore gratuito di Campobasso. In attacco per adesso i tiri aperti non sono entrati, qualche layup di Gorini sbagliato, ma ripeto, dopo un quarto così essere solo a meno 9 credo che sia tanta roba. Tanta roba, Kevin, anche perché dei 15 9 portano la firma di Blanca Quiñones. Assolutamente sì, primo quarto da incorniciare per la giocatrice di Battipaglia, che firma 9 punti di Cost, di Campobasso, volevo dire. E lascio a te la parola per ricordare ancora una volta gli amici a casa i prossimi eventi a livello nazionale.
E sì, li ricordiamo, l'Under 19 Eccellenza dal 29 aprile al 5 maggio a Chiusi di Chiangiano, l'Under 15 femminile dal 13 al 19 maggio a San Vincenzo, l'Under 17 femminile dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto e l'Under 15 maschile Eccellenza dal 3 al 9 giugno ad Anagni. Sono usciti il medico e paramedico. Non sappiamo ancora la 43 di Campobasso in che condizioni sta. Me ne proverò a fine primo tempo a saperne qualcosa di più. Si riparte. Bernardi ed Opaigbe rotto. Abbiamo Edo Paikbe davanti a noi, Osazua e Piatti per Costa, Chinones, Trozzola, Del Sole commette il primo fallo, Giacchetti e Vitali, difende aggressivo Diotallevi pur sapendo che può commettere tanti falli. Oggi Campobasso è brava, sta limitando Piatti, la chiude, 3 secondi, Edo Paikbe subisce fallo allo scadere. Era stata ottima la difesa di Campobasso, che è vero sì, si accoppia con una esterna, anche se in questo caso Vitali sta giocando da lunga, ma a livello di altezza è più un'esterna. Coppiati, gli fa ricevere palla, intanto vediamo primo errore dalla lunetta di Edo Paikbe, gli fa ricevere palla e sul primo pareggio arriva subito il raddoppio, 1-2 per Edo Paikbe, arriva subito il raddoppio costringendo Piatti a uno scarico difficile. Dopo ti dico una cosa, ti dico un aneddoto visto questa mattina. Chinones porta palla, poi serve Trozzola, attacca Campobasso, non ha creato nulla, ci pensa la 21, la palla Del Sole che sbaglia completamente la tripla. Le giocatrici, è vero che anche, chiedo scusa, le giocatrici di Battipaglia e di Roma obbligatoriamente devono rimanere qua per la premiazione, ma la tifoseria di Battipaglia è tutta presente qui, caro Kevin, assolutamente sì, ad assistere a questo spettacolo. Intanto Del Sole continua dove aveva finito ieri era stata fondamentale per la vittoria di Campobasso. Oggi primo tiro, primo canestro, più 11 Campobasso. 18-7, 8:35 da giocare. Bernardi, lo scarico per Osazua, palla fuori per Piatti che non ha ancora provato la tripla. Edo Paikbe allo scadere dice no, anzi sì, dice sì. Bisogna aggiungere i due punti ad Edo Paikbe. No Giovanni, perché l'arbitro ha fischiato infrazione di 24 secondi. Ma l'arbitro di linea ha detto che il canestro era valido e la signora Bettini poi ha confermato con la mano 2 ed è un errore probabilmente del tavolo non aver assegnato i due punti. La tripla ancora di Blanca Chinones lo sapremo solo, però vedendo dove ha rimesso Campobasso, ovvero rimessa laterale, solitamente si rimette laterale quando c'è infrazione, credo sia stata confermata, vedremo, lo sapremo dopo. Speriamo di vedere questa chiacchierata tra i due arbitri. Edo Paikbe, Gorini, Osazua, anticipata da Chinones.
per il momento è 27 per Campobasso. Assolutamente sì, 20-7 per Campobasso. Dato statistico, i 6 punti di Costa nel primo quarto sono, ecco qua, vediamo. Eh no, hai ragione, avevo visto il segno con la mano della signora Bettini, 2, invece 7 Panella ha dato l'assenso a Bettini, hai ragione, hai visto giusto, altri 2 di Vitali. Stavo dicendo che i 6 punti realizzati nel primo quarto da Costa Masnaga sono il peggior rendimento. Intanto Gorini ci fa vedere che ha dimenticato quel piccolo problema, si iscrive alla partita, vediamo se sblocca le sue. Grande aiuto di Piatti che recupera il pallone, transizione Costa Masnaga. Chi realizzerà questo sogno? Infrazione di passi di Gorini. Esce Giacchetti. Torna in campo Trozzola. Che ancora a livello numerico non ha prodotto, però aspettiamoci le bombe di Trozzola. Del Sole, Trozzola, zona Costa, 2-3. La palla arriva a Trozzola, l'hai chiamata Kevin, ma sbaglia. Il rimbalzo è di Bernardi, che non trattiene la palla in campo. Rossi non sa più a chi santi rivolgersi, lo vediamo troppo in silenzio oggi. Trozzola realizza da 2 e invece è da 3, 25-29, un po' profeta in questo caso, hanno detto la giocatrice che ha una mano educatissima, lasciarla tirare è un delitto e qui infrazione di passi di Gorini, seconda infrazione di fila di Gorini. Trozzola fa 2 cose buone di fila, bomba e palla recuperata. 5-32, Campobasso sta scappando via e per il momento ci aspettavamo un super show, per il momento lo show lo sta facendo solo Campobasso con il tiro da 3 sbagliato da Vitali, la palla recuperata da Osazua, Bernardi che incredibilmente e ancora 0 punti, anzi ne ha realizzati 3. Sfondamento della 41, secondo fallo, vediamo se ci danno il replay dello sfondamento, non l'ho visto, ero concentrato a vedere il fallo. Ancora Trozzola sbaglia, ancora maglie bianche più reattive, caro Kevin, ritorna Edo Paigba in campo, le sta provando tutte Rossi. Time out Rossi, meno 19 Costa, ma non è tanto il punteggio che preoccupa coach Rossi, perché il tempo per recuperare c'è, è l'atteggiamento delle giocatrici, delle sue giocatrici a preoccuparlo. 4 e 43,
da giocare. Caro Kevin, ti aspettavi una Costa Masnaga in difficoltà? Così no, in difficoltà? Assolutamente no, dopo la partita solidissima e ottima delle ragazze di Coach Rossi ieri contro le campionesse d'Italia in carica, mi aspettavo tutt'altro. Ripeto, ne ho viste veramente tante per dare questa partita per finita. Può succedere veramente di tutto, però mi aspetto una reazione rapida da parte di Costa per non far scappare troppo campo basso. Serve una scossa immediata alle ragazze di Coach Rossi. Edo Pagbe porta avanti la palla, aspetta l'uscita di Galli, riceve la 30, salta Trozzola, serve Piatti, ma Vitali fa una gran cosa. Cibinetto, cercata e trovata Piatti che è in reverse. Ecco qua, sfruttato al meglio il vantaggio di centimetri, era rimasta Trozzola su Galli, troppo piccola per ostacolarla. Chinonez sbaglia, la recupera Edo Pagbe, corre la 82 contro Trozzola, ci mette il corpo Bernasconi, realizza e subisce fallo. 4-0 di parziale dopo il time out. Ah, l'avevo detto, mi aspetto una reazione di Costa subito dopo il time out. Le ragazze di Coach Rossi sono entrate in maniera totalmente diversa, le facce sono totalmente diverse. Ora 4 punti in fila, meno 15, un libero da tirare. 3.52, esce per la prima volta dal campo Chinonez. Vediamo adesso come reagisce. Campo basso all'uscita di Chinonez. Sbaglia il rimbalzo e Di Piatti che la tiene. Realizza. Bravissima Piatti che conquista il rimbalzo, se la gioca perché è marcata da Vitali, è 10 cm più alta, la sposta e realizza almeno 13, 6-0 di parziale Costa. Uscita benissimo dal time out, l'avevamo detto, Costa ha bisogno vediamo, di una scossa. Vediamo dopo come dei canestri possono darti una fiducia anche in difesa. Intanto lancia una preghiera del sole, la palla entra, la difesa di Costa era stata fenomenale. 31-15, questo Giovanni può essere un canestro che fa male a Costa perché in piena rimonta subire tre punti così, poi risponde Cibinetto subito, la partita si è accesa in un amen. Aspettiamo a definirla chiusa questa partita, lo hai detto prima, lo ribadisco adesso, fallo in attacco. Intanto Galli entrata indemoniata, sta mettendo una pressione incredibile su la numero 10 Giacchetti, le sta facendo fare una grossa difficoltà, ma d'altronde Costa ha fatto solo un fallo nel quarto, può permettersi una grossa aggressività. Ottimo, ottimo approccio alla partita di Galli. E ritorna Chinonez per campo basso. Coach Diottallevi ne ha viste talmente tante, secondo me, che ha già capito che Chinonez deve stare in campo in questo momento per evitare la rimonta di Costa, anche perché ricordiamolo, purtroppo ha già perso l'altra Moscarella per un infortunio alla caviglia. Cerchiamo di capire, anche se è difficile da qui sentire cosa dicono
lì al tavolo. Anche gli arbitri sono in tensione altissima, vista l'importanza della partita. Rimessa Costa, si riparte, entra in campo Quinones. Esce Vitali. Galli, Piatti, aspetta e attacca Quinones, palla recuperata da Trozzola. Del Sole, infrazione di passi. Riceve Galli, attaccata da Giacchetti, la supera, si trova Quinones davanti, tira, sbaglia, Boraldo al rimbalzo, Giacchetti perde il Sole, Trozzola, ancora del Sole, attacca Piatti, lo scarico per Giacchetti, palla schiacciata a terra per Boraldo, capisce tutto. Piatti la tocca, 6 secondi sul cronometro dei 24 per concludere l'azione. Vediamo cosa farà Campobasso. Prova a servire Quinones lanciandogliela su. La giocatrice numero 11 sembrava aver perso palla, poi la recupera col suo strapotere fisico e subisce il fallo di Edo Paegbe. E subisce fallo. Punto numero 15, perché ne sbaglia uno Quinones. Galli si scaraventa dall'altro lato. Quinones la ruba a Bernasconi. Kevin, per il momento Quinones 3 Campobasso 0 in questo da quando è rientrata. Eh sì, ecco il motivo per cui coach Jonathan Levy le permette poco recupero a livello di fiato, e con lei o senza di lei la squadra cambia. E ti do un dato: Costa Masnaga 18, Quinones 18. Una sola giocatrice praticamente ha fatto tutti i punti messi a segno da Campobasso. Qui Quinones stoppa Galli, Rossi chiedeva il fallo. Quinones la tocca di volo per la tripla sbagliata da Boraldo, Piatti la recupera, si abbassa Edo Paegbe, Piatti attacca Boraldo, regalo, subisce fallo. Regalo di Campobasso, regala due liberi a Costa Masnaga. Due su due di Piatti. Giacchetti, manca 50 secondi alla fine del primo tempo. Grande giocata di Giacchetti, palla fuori per la tripla sbagliata di Del Sole. La palla riconquistata
da Piatti che la consegna a Chinonez, va fino in fondo, sbaglia Chinonez, Cibinetto la tiene Trozzola, Piatti la tripla, qui c'era fallo secondo te di Chinonez, c'era fallo di Chinonez? Secondo me solo palla. Adesso 6-5-4 Chinonez in angolo per Dezzone, non esce Piatti, non paga Dazio, ma ha rischiato molto Piatti a battezzare Del Sole che già ha messo due triple. 20-14 per Campobasso. Noi prima di aspettare, nell'attesa delle statistiche, ricordiamo ancora una volta le date delle prossime finali nazionali. L'Under 19 Eccellenza dal 29 aprile al 5 maggio a Chiusi di Cangiano, l'Under 15 femminile dal 13 al 19 maggio a San Vincenzo, l'Under 17 femminile dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto degli Abruzzi e l'Under 15 maschile Eccellenza dal 3 al 9 giugno ad Anagni. Kevin, in attesa delle statistiche che stanno per arrivare, i 18 punti, eccoli qua le statistiche, Kevin. Ecco qui, vediamo come Costa Masnaga ha tirato il doppio dei tiri liberi di Campobasso, e 6 triple già realizzate da parte di Campobasso, che ha tirato 17 volte di più da 3 punti rispetto a Costa Masnaga. Ma Giovanni, vediamo come i tiri di Costa Masnaga siano totale 18 e i tiri di Campobasso invece sono 37. 19 tiri in più, e molto va dato a quelle 14 palle perse di Costa Masnaga, perché al rimbalzo c'è differenza, sì, ma a favore di Costa Masnaga. Quindi quelle palle perse vuol dire che sono tutte palle perse che lanciano un contropiede, comunque sono 14 palle perse che in pratica tu hai perso palla, non hai tirato. Quindi 19 tiri in più di Campobasso sono una, veramente un dato esilarante in soli due quarti. Linea alla regia.
riprendiamo la diretta, caro Kevin. Intanto togliamo la musica, che oltre a fare le telecronache facciamo anche i DJ. Fai anche il DJ, perché è tutto compito tuo. Io dico una parola ogni tanto. Intanto la novità: Moscarella nelle prime 5 nel quintetto di Goggi di Otallevi. La vediamo saltellare, provare la caviglia. E questa è una gran bella notizia. Sì, perché indipendentemente dal tifo e da dove gioca, sempre bello vedere tutte le protagoniste giocarsi questo scudetto in campo. Quindi la vediamo, sì, fasciata quella caviglia, ma bene o male è in campo, riparte la partita, palla di campo basso. Vediamo come Costa approccia questo secondo tempo. Intanto subito Quinones attacca Piatti uno contro uno. Altri due di Quinones, che fa 20 nella partita. Parte fortissimo come aveva lasciato Campobasso. Bernardi attacca, si ferma, trova Quinones, trova Moscarella, fuori per Piatti che attacca la 43, Gorini. Palla persa. E Costa Masnaga oggi è fuori giri, Kevin. Assolutamente sì. Assolutamente sì. La fisicità di Campobasso la sta facendo da padrona. Pensavamo che la fisicità delle lunghe potesse essere, diciamo, equivalente, ma io penso di poter dire che la fisicità di Campobasso è una fisicità che comprende anche della velocità, perché Moscarella e Quinones possono giocare da esterne, da numero 3. La fisicità di Costa è una fisicità vera, ma dei pivot veri. Trozzola attacca, sbaglia il tiro, Piatti la recupera, c'è il fallo della 43, Moscarella. Terzo fallo, se non sbaglio, di Moscarella. Sì. Attacca Gorini. La palla per Quinones. Chiedo scusa, Osazua. Quinones se la fa passare, poi sbaglia. Il tentativo di assist verso Moscarella, Cibinetto la prende, non c'è fallo nemmeno qui. Palla per Costa Masnaga. Bernardi, anzi Gorini, perde il pallone. Gorini per la prima volta è in confusione totale. Sì, diciamo che ha iniziato queste finali con due layup sbagliati, che secondo me l'hanno un po' condizionata. Poi quella botta subita, intanto qui Quinones sbaglia il tiro da tre, si prende il suo stesso rimbalzo, fa un'altra magia e fa 22 per lei. Più 19 nuovamente. E adesso Costa, Costa Masnaga 20, Quinones 22. Un dato, concedimi Giovanni, assurdo. Anche Osazua perde palla, coach Rossi ha allargato le braccia come a voler dire non so più cosa fare. La tripla di Emma Giacchetti, più 22 Costa e Campobasso, scusate. Gorini attacca Quinones, sbaglia, il pallone finisce nelle mani di Trozzola, poi Quinones cerca Bocchetti ma trova Giacchetti. Bocchetti con la mano fa segno a Trozzola di spostarsi nell'angolo.
La palla per Moscarella, grande assist, ma Moscarella sbaglia la tripla. E questo, la vediamo zoppicare. La vediamo zoppicare. Quarto fallo di Moscarella. Commette il suo quarto fallo. Esce più per falli che per gli infortuni. Ritorna fuori anche Osazua. E caro Kevin, Bernardi attacca, sbaglia, la recupera. Ancora Giacchetti, fuori per Trozzola. Sistema i piedi, sbaglia. Si recupera. Chinonez fa una gran cosa, provando a recuperare la palla. Assolutamente sì. Si butta. Che non è scontato vedere delle giocatrici o dei giocatori buttarsi. Vediamo il replay. Sul più 22. Prova allungandosi a tenere e addirittura a passare la palla al suo giocatrice, non ci riesce. Palla Costa. Gorini Piatti, è entrata rota per Costa Masnaga. Palla ancora nelle sue mani. Cipinetto con la tripla. Costa ha bisogno di una scossa. Bernardi sbaglia. Sbaglia ancora Bernardi. Campo basso con Bocchetti. La tripla, mancava lei all'appello. Mancava Bocchetti all'appello, Kevin. Più 25. È arrivata Bocchetti, bomba, più 25 campo basso. Ancora Piatti contro Chinonez. Commette infrazione di passi, la 47. Quasi 5 minuti e mezzo di gioco. Costa 0. Sì, il parziale dice 10 a 0 campo basso, che in un'amen da più 15 vola a più 25. Vediamo Coach Rossi sconsolato. La palla arriva a Vitale. Più 27 campo basso. Costa ha provato ad alzare la pressione, ma ha lasciato colpevolmente libera sotto canestro una giocatrice di campo basso. Come si dice, la coperta è corta, però è sfortunata Costa Masnaga, perché i tiri non entrano. Realizza adesso il quinto punto, sì. Bernardi chiude il parziale di 12-0. Fallo di chi? La numero 48, rota. Ancora Vitale. 7 per lei. E campo basso, chiedo scusa, è Costa Masnaga che deteneva il miglior attacco, la miglior difesa e la miglior media punti. Sta rovinando un bel po' di statistiche. Assolutamente sì, anche perché sono 50 i punti subiti in 25 minuti e sono solo 22 fatti. Intanto vediamo coach di Otallevi.
togliere Chinonez. Chinonez, perché sul più 27 è giusto far riposare la propria stella, perché ricordiamolo, domani questa ragazza giocherà una partita di Serie A1, ma giocherà vero, non è nel roster per convocazione come molte lei giovani, spesso lei è nel quintetto, è nel quintetto della Maiorana Campobasso e gioca minuti importanti. Galli, Cibinetto guarda il canestro ma non tira, Bernardi non guarda nemmeno, Cibinetto! 3 punti di Cibinetto, meno 24 Campobasso, Costa. Vediamo se è troppo tardi per una reazione o se, come prima, una volta uscita Chinones dal campo, Costa si riavvicinerà e quanto. Non è d'accordo con te, Rizzo! Niente da fare, Campobasso è in stato di grazia, però permettimi Giovanni di dire, questo è un po' quella fiducia che acquisti quando nel punteggio vai sopra di tanto, ti va tutto bene. Ecco, vediamo come in difesa le ragazze di Campobasso recuperano un altro pallone. Dicevo, quando vai sopra nel punteggio ti va tutto bene, ti senti in fiducia, ti riescono cose che magari ti sarebbero mai riuscite in una partita normale. Cibinetto sporca la palla di Trozzola, esce Rota, entra in campo per Costa Razzoli. Intanto nuovamente il video fa i capricci, va e viene. Vitali attacca, perde palla, primo vero errore di Campobasso. Bernardi, la palla per Cibinetto che sbaglia però la tripla. Del Sole attaccata da Bernardi, manda al manicomio Cibinetto e va a realizzare. Che canestro di Del Sole, che fa una, due hesitation, appena vede Cibinetto alzarsi sulle gambe la riattacca di mano sinistra e fa un gran canestro. C'è il fallo di Vitali su Edo Paegbe, Campobasso è in bonus dopo questo fallo. Esce con il numero 21 Trozzola, ritorna in campo Giacchetti. ...2-19 da giocare, 5-4 Campobasso, 2-5 per Costa, bruttissima rimessa per le ragazze di Rossi, il fallo è di Galli, ancora una volta Kevin. Costa sembra proprio essere rimasta in albergo, cioè non è proprio arrivata, sì, al Palazzano. Costa... travolta dall'energia di Campobasso, non intanto sbaglia il primo libero Vitali. Sì, Costa travolta dall'energia di Campobasso, non ha mai veramente reagito. Vediamo Coach Rossi continuare ad incitare le proprie ragazze. Intanto con questo tiro libero segnato si arriva a più 30. Attacca Edo Pegbe, perde palla, ancora Costa Masnaga e Rossi si va a sedere sulla panchina, anzi no, è andato a dissetarsi. Bocchetti ferma il palleggio, la palla arriva a Vitali, ancora Del Sole, stavolta si trova davanti il duo Edo Pegbe e Razzoli. Fallo in attacco di Rizzo. Più 30 Campobasso.
20-5 il parziale ad 1:40 dalla fine. Altra palla persa da Rizzoli, che è entrata non proprio bene in campo. Giacchetti chiama a sé Bocchetti. Passi! Passi! Giusta la chiamata. Bernardi rimette in campo per Galli. Anzi no, si avvicina Cibinetto, adesso riceve Galli. Cercata Bernardi, arresto, tiro, sbaglia. La recupera Del Sole. La palla è per Giacchetti. Edo Paegbe ci prova. Del Sole la prende. Ancora per Giacchetti. La tripla. E adesso Campobasso vede l'oceano in quella retina. Te l'ho detto Giovanni, quando vedi ogni cosa riuscirti bene, vedi riuscire bene le cose alle tue compagne, anche tu entri in fiducia. Giacchetti, diciamo che queste cose le ha sempre fatte, non è che oggi le fa, però sicuramente con questa facilità. Intanto Giacchetti chiede l'isolamento per l'ultimo possesso offensivo, attacca Bernardi, nulla di fatto, rimbalzo Edo Pagbè che prova a tirare da metà campo, nulla di fatto. 58-28 Kevin. Più 30 Campobasso. 23-8 per... Costa per, chiedo scusa, Campobasso. Ricordiamo per l'ultima volta, Kevin, le finali. Te le lascio dire a te stavolta, dai. E allora partiamo con l'Under 19 maschile eccellenza dal 29 aprile al 5 maggio a Chiusi Chianciano. L'Under 17 femminile dal 13 maggio al 19 maggio a San Vincenzo. L'Under 17 femminile dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto degli Abruzzi, e chiudiamo con l'Under 15 maschile eccellenza dal 3 al 9 giugno ad Anagni. Non avremo le statistiche in questo quarto, caro Kevin, quindi i punti ce li stiamo portando noi, sono 8 per Del Sole. Giacchetti è arrivata ad 11, Chinonez è arrivata a 22 e si è seduta in panchina. 0 Moffa, 8 per Vitali, altra grande protagonista. 3 Trozzola, 3 Rizzo, 3 Bocchetti per Campobasso, 2 Bernasconi, 5 Bernardi, 2 Gorini, 9 per Piatti, 9 per Cibinetto che segna solo da 3, 0 Osazua, 1 Edo Paigbe. Caro Kevin, mancano i punti di Edo Paigbe, Bernardi e Gorini. Assolutamente sì. In 3 hanno fatto 5 punti e dopo Agbè a 1, 5 punti in 3. Credo che Coach Rossi si aspettasse un apporto diverso dalle sue esterne. C'è un ultimo quarto da giocare e rivediamo Chinones in campo, perché Coach Diotallevi non vuole lasciare nulla al caso. Chinonez in campo, si fa subito sentire recuperando il rimbalzo difensivo. Costa si dimentica di marcare Rizzo che sbaglia da sotto, la palla arriva nelle mani di Lotta, che
il fallo subito dalla numero 00. Gran movimento in e out di Rotta che manda al bar il difensore, va a concludere, arriva l'aiuto, falloso, due liberi. Uno su due. Meno 29, allunga la difesa Costa. Brava Giacchetti a superarla subito. Moffa aspetta il movimento a riccio di Bocchetti, ancora per Capitan Giacchetti. Allontana Cipinetto, spara, sbaglia, Bocchetti subisce fallo. Moffa mette, rimetterà la palla in campo, esce una straordinaria Emma Giacchetti, entra in campo Trozzola, Chinones, Trozzola, Moffa, ancora Chinones, chiede aiuto a Edopegbe. La palla ancora fuori per Moffa, la tripla di Trozzola sbagliata, il rimbalzo è di Olandi, serve Cipinetto, si trova davanti Chinones, passa la palla a Rotta, corto, il rimbalzo è di Bocchetti, che Chiovato gioca in Serie 1 con il numero 30, ormai le sto nominando tutte. Sbaglia Moffa e dopo Egbe in contropiede, ancora per Rotta, Olandi attacca Moffa, sbaglia, la prende Chinones, rientra bene campo basso, rientra bene Costa, perde palla Chinones. Rotta riceve Bernardi, subisce il fallo di Chinones, per Chinones è il primo fallo, caro Kevin, due liberi per Bernardi, ma non si passa dove c'è Chinones, nulla, Campobasso quest'oggi non ha lasciato nulla di facile a Costa. Realizza il primo tiro libero Costa Masnaga. Sbaglia. Sono 6 per Bernardi. Chinones, dopo aver recuperato il rimbalzo, porta avanti la palla, serve Trozzola, il tiro di Trozzola. 5 per lei, nuovamente più 30. Forse primo vero errore di Blanca Chinones, che nel tentare l'anticipo su Edopegbe la buca. Edopegbe va fino in fondo e subisce fallo. Canestro e fallo di Edopegbe. Intanto cambio, esce Chinones, entra Moscarella e credo che sia l'ultima volta che tocca il campo in questa finale Chinones. Vedremo cosa deciderà coach di Otallevi. Intanto sbaglia il libero Edo Pagbe che poi lotta sul rimbalzo. Palla campo basso, pressione Costa. Moscarella per Trozzola. Supera la metà campo. Bocchetti. Trozzola. Moscarella di tabella. Scusate la rima.
sbaglia Bernardi fino in fondo, realizza il suo ottavo punto, 60-34. Bocchetti per Trozzola, c'è il fallo di Bernardi sulla numero 30, è il terzo della 41 in maglia rossa. Esce Rizzo. Torna Boraldo. Moscarella, caro Kevin, si vede un po' di sconforto già sulla panchina di Costa Masnaga. Attenzione Moscarella nuovamente a terra. Trozzola. Sei, tre, tre, quattro. Attacca Rotta, ferma il palleggio, fa una gran giocata, poi sbaglia. Possesso alternato, premia campo basso. E ci stiamo avvicinando, caro Kevin, ai titoli di coda. Assolutamente sì. 6 e 13 da giocare, più 29. Campo basso. Intanto esce con la numero 0 Rotta, 0-0 Rotta, entra con la numero 30 Galli. Si alza il coro, portaci da bere, non capiamo chi. Capiamo a chi è indirizzato, però i tifosi di Campobasso hanno sete. Questo lo abbiamo capito, ieri cantavano Dio t'allevi, portaci a mangiare. C'è il fallo di Bernardi su Bocchetti, oggi dicono portaci da bere, ma non sappiamo a chi sia riferito. Ma giustamente dopo mangiato si deve anche bere. Sapete, se ieri li ha veramente portati a mangiare con Gio Tallevi, avranno la gola secca. C'è il fallo di Cibinetto. Intanto su Moscarella. Moscarella, nonostante il più 29 e nonostante una caviglia malmessa, lotta su ogni pallone, si conquista questo fallo. Entra Mascia per campo basso tra gli applausi della tifoseria molisana. Poi ti racconto un aneddoto che mi ha raccontato coach Rossi prima di iniziare la partita. Mi ha detto, mi hanno fatto sedere sulla panchina dove ho perso sempre gli scudetti, dall'altro lato dove ha vinto sempre gli scudetti. A volte la cabala, per chi ci crede, e io ti dico la verità, ci credo anche io, è una cosa incredibile. Ne fa due Moscarella. Bernardi fino in fondo, non vuol mollare. 6-5-3-6, anche perché c'è da superare quella famosa soglia dei 41 punti. Però lasciami dire che questa credo sia l'unica partita dove chi vince e chi perde guarda poco queste cose, perché quando sì, perdi ovvio. Una finale è più, scudetto è più per me, per le statistiche sicura, sì sì, per le statistiche è giusto dirle queste cose, perché siamo qui per dire queste cose. Intanto Piatti realizza dal mezzangolo e
vedremo, credo che in 5 minuti quei 41 vengano fatti, però mai dire mai. Cibinetto, Piatti, palla persa, palla recuperata, palla persa da Costa, palla recuperata da Costa. Si arrabbia Diotallevi, come se la partita fosse 0-0 a 4:59 dalla fine. E infatti si arrabbia e toglie probabilmente Moscarella. Credo che ho visto lo staff tecnico andare a parlare, credo gli abbiano detto: guarda che la ragazza è vero che è in campo, è vero che per fortuna non è niente di grave, ma ha dolore, continua a zoppicare. Coach Diotallevi ovviamente che sta allenando una partita non può accorgersi di tutti questi dettagli, ci sono apposta gli assistenti e credo liberi giustamente per sì, liberi per, giustamente la tolga, anche perché il punteggio è in controllo per Campobasso. Uno su due di Bernardi. Piatti prende rimbalzo, realizza da sotto. Tre punti totali in questo possesso per Costa. 6-5-4-1. Costa raggiunge il limite dei 41 punti. Cibinetto sbaglia da sotto. Al volo Galli realizza. 6-5-4-3, parziale di 8-0, 9-0, Costa. Intanto continua la pressione di Costa, che però è falloso in questo caso, fallo di Cibinetto che regala due liberi a Campobasso. Segna li realizza entrambi, credo che abbia realizzato la numero 0 del Sole, e tanto Bernardi ne fa altri due, si porta a quota 14. Palla persa di Costa. No, scusatemi, di Campobasso, recupera Costa. Cibinetto prova la tripla, non va. Palla Bernardi che prova un'altra penetrazione, sbaglia, recupera rimbalzo, sbaglia di nuovo, altro rimbalzo Costa. Ci prova Piatti da tre, la palla non va. Tre tiri per accorciare. Non entrano per Costa, palla fuori, 3:38 più 22 Campobasso. Io intanto ti sto lasciando parlare perché sto iniziando a segnare e un po' di notizie. Costu Cosdi del Sole che finta il passaggio in angolo, arriva fino al ferro, coach Rossi spalanca le braccia perché non capisce come sia possibile. Tanto altro Costu Cost da parte di Bernardi, che ne segna altri due. Nel calcio diremmo si allungano le squadre. E beh, adesso e qui pressione di Costa che costringe a uno scarico nel nulla Campobasso. Recupera palla Galli che subisce fallo, andrà in lunetta per due liberi per portare la sua squadra sul meno 20. Sbaglia il primo tiro libero Galli. Zero su due. Sbaglia il secondo, ma rimbalzo di Piatti che poi
abbassa il pallone con la numero 7 Boraldo, prova a strappaglielo dalle mani, l'arbitro fischia palla 2 e la palla dovrebbe essere di Costa Masnaga, o sbaglio? No, proprio di Costa Masnaga. Cibinetto alla rimessa, la butta direttamente nelle mani di Campobasso, che recupera un altro pallone. Vediamo Del Sole, marcata da Edo Pagbè, arriva il raddoppio di Cibinetto, Del Sole butta un altro pallone. Adesso attenzione, Costa spreca di nuovo malamente. Costa aveva recuperato un altro pallone ma lo ha buttato con Piatti. Intanto vediamo Del Sole chiudere il palleggio, scarica per Boraldo che attacca Piatti, le intercetta la palla, nulla di fatto, riparte Costa Masnaga con Bernardi che chiama lo schema, ora si accorge del vantaggio sotto canestro per la sua compagna Piatti che prova ad attaccare il ferro, virata per lei, si appoggia al ferro, la palla esce, Bernardi arrotta, rimbalzo, subisce fallo, entro. Subisce fallo e andrà in lunetta con due tiri liberi. Ti sto facendo fare anche il telecronista oltre al commentatore tecnico. Va bene così, se è per aiutarti ben venga. Intanto Bernardi a segno con il primo. Uno su due di Bernardi. A segno anche con il secondo, 2-2 per Bernardi. Riparte Campobasso che adesso non ha più nessuna giocatrice del quintetto in campo. Coach di Otallevi la tolte tutte, vediamo sulla panchina di Campobasso già le ragazze festeggiare, sbaglia, abbracciandosi, intanto sbaglia un tiro la numero 7 Boraldo, la palla è per Costa Masnaga, intanto time out Costa Masnaga, Coach Rossi entra in campo a dare il 5 a tutte le sue giocatrici, come vediamo sulla panchina di Campobasso già le ragazze festeggiare, abbracciarsi tutte insieme, vediamo Coach Rossi chiamare time out. E vediamo le giocatrici di Costa tutte in piedi attorno al suo coach, questo non è un time out come prevedevo tecnico tattico, è un time out dove ho letto il labiale, il coach Rossi ha detto non è una partita a cambiare la nostra stagione, condivido perché Costa ha fatto una stagione meravigliosa, è arrivata fino alla finale scudetto, ora le ragazze qualcuna piange, ovviamente perdere una finale scudetto fa malissimo, bravissimo coach Rossi a chiamare questo time out e ringraziare le proprie giocatrici, decide di rimettere in fase d'attacco Giovanni, guardando le giocatrici di campo di Costa Masnaga piangere in panchina mi sono venuti gli occhi lucidi. Tanto riparte la partita, Bernardi palla in mano, palla per Cibinetto, prova la tripla, non va, la palla carambola sui piedi di una giocatrice di campo basso. La palla rimarrà in possesso
di Costa Masnaga. Anzi no, cambiano decisione gli arbitri. No. Intanto palla non stiamo capendo niente. Voglio chiedere scusa agli amici che non mi stanno ascoltando, non mi sono sentito male. Sto preparando già tutti i fogli per la premiazione. Mi stanno arrivando. Sì. Ormai la partita è decisa. Palla Costa. Kevin, io voglio ringraziare innanzitutto te per avermi accompagnato in questa manifestazione al commento tecnico. Ringrazio Kevin Cusenza, ringrazio coach Antonio Crisconio, ringrazio chi ha lavorato per questa edizione delle finali nazionali Under 19, basketlike.it, con li nomino tutte, con Claudio, Max, Aldo, Jenny e Barbara. Ringrazio davvero chi mi ha supportato accompagnandomi in queste 5 giornate. Ringrazio il mio compagno di viaggio Luca Parente per avermi dato informazioni importanti per il proseguo della manifestazione. Era lui che mi dava statistiche, informazioni su tutto il movimento di queste finali nazionali. 2-2 per Bernardi. Ringrazio Giancarlo Migliola della FIP, l'addetto stampa della Federazione Italiana Pallacanestro, per tutte le informazioni che ci sono state date, il comitato organizzativo di questa manifestazione. E poi Kevin, ringrazio colui che sta portando ogni anno qui le finali nazionali di Battipaglia, il presidente della Polisportiva Battipagliese, Giancarlo Rossini, vero totem del basket campano. Assolutamente sì, ringraziamo patron Rossini per aver messo a disposizione questo magnifico impianto per queste finali nazionali 2023-2024. Parte il countdown, le ragazze di Campobasso sono già tutte in campo, parte la doccia. Congratulazioni a Campobasso, campione d'Italia 2023-2024. E la Magnolia Basket Campobasso vince la finale nazionale Under 19 femminile qui a Battipaglia, bissando la vittoria dell'anno scorso con l'Under 17. Prima volta che Campobasso si iscrive a questa manifestazione Under 19, mette il proprio nome sigillato sullo scudetto. Noi facciamo i complimenti comunque alla Limonta Costa Masnaga, degna avversaria di questa formazione. Noi tra poco daremo la linea a Giancarlo per le interviste e io inizio a prepararmi, caro Kevin. Assolutamente per sì. Le premiazioni. Grazie voi per l'invito, è stato magnifico essere qui a commentare queste finali, è stato bellissimo. Lascio il microfono all'altro commentatore tecnico che sicuramente vorrà ringraziare tu. Buonasera a tutti, ringraziamo tutti per aver avuto il tempo di ascoltarci a tutti quanti durante queste partite. Siamo contenti di aver partecipato a questa grande manifestazione. Buonasera a tutti di Roma. Non ho più voce. E noi nel ringraziare di nuovo tutti, aspetto di dare la linea a Giancarlo per le interviste alla squadra campione d'Italia, a coach Vio Tallevi e ad una giocatrice
di Campobasso, non so ancora chi. Si stanno preparando tutte. Intanto si sta preparando per, ci stiamo preparando per la premiazione. Io aspetto l'ok dalla regia. Le immagini, Kevin, di questa vittoria. Noi siamo stati contenti, io sono contento di essere stato qui a narrarvi queste partite. 16 ne ho commentate, Kevin, una dietro l'altra. Inizio ad accusare adesso la stanchezza. Do la linea a Giancarlo. Siamo qui col coach freschissimo e bagnato anche un po', campione d'Italia under 19 femminile, coach Dio Talleri. Innanzitutto le emozioni che stai provando in questo momento mentre la tua squadra è in campo nel tripudio del Palazzauli, pienissimo di tifosi arrivati da Campobasso. Dico, mi sono messo un po' fuori perché vederla era uno spettacolo. L'emozione, ma l'emozione è il fatto che hanno un carattere. Era inevitabile. Era inevitabile. Lo sapevamo. Stavamo solo aspettando il momento. Ok. Grazie, Giancarlo. Sì. Molto bene, non è detto che riusciremo a finirla, però ci riproviamo. Dicevo, intanto le emozioni. Sono fantastiche, hanno carattere, hanno avuto intensità. Non so se eravamo nei pronostici o no, abbiamo avuto un girone difficile, hanno lottato tutte le partite. Sono state bravissime, abbiamo affrontato questa partita con un atteggiamento incredibile sin dall'inizio. E una finale scudetto giocata così è veramente super, per cui sono contento di tutta la squadra, perché è veramente tutta la squadra. Spesso si parla di alcune delle individualità, le individualità sono importanti ed sono evidenti, ma questa è la squadra che ha vinto il campionato d'Italia ed è la squadra, tutte hanno portato il loro contributo, sono frasi fatte sembrano, ma realmente tutte hanno fatto delle reazioni incredibili. No, non sono affatto frasi fatte, basta dare un'occhiata al contributo anche statistico che hanno dato tante due giocatrici, oltre ovviamente a quelle di riferimento. E ti volevo tornare proprio su questo aspetto. Quinta partita in 5 giorni di alto livello, nessuna di queste giocatrici è abituata ovviamente a tenere un ritmo così alto, eppure nel giorno più difficile, probabilmente contro la squadra più forte che ha incontrato finora e imbattuta, avete giocato la vostra migliore pallacanestro di una lucidità spaventosa dal minuto 1 al minuto 40. Noi sapevamo che Costa di questa categoria ha fatto sempre le finali scudetto, ha vinto, perso, non mi ricordo, ma è di altissimo livello la squadra, per cui non potevamo permetterci nessuna distrazione. Sappiamo cosa fare, ragazzi, sono stati bravissimi a farlo dal primo minuto con un atteggiamento e con una voglia di comunque provarci. Quindi siamo arrivati comunque, è una squadra prevalentemente 2006, quindi è sottoannata e sapevamo che sarebbe stato tutto in salita. È chiaro che poi quando lo affronti così una partita alla volta, l'abbiamo affrontata senza porci nessun obiettivo finale. Sono stato bravo. Per evitare l'ultimo gavettone, tu sei arrivato quest'anno, se non sbaglio, a Campobasso. Sì. L'anno scorso titolo italiano, il primo del Molise con l'Under 17, quest'anno con l'Under 19, voglio dire un progetto nel quale sei entrato da poco, ma che ovviamente credo che punti anche lontano. Assolutamente, la società è una società relativamente giovane che però negli anni, in questi 7-8 anni ha fatto delle cose incredibili. La 1 è tra i primi 4-5 posti in Serie A, è il secondo scudetto di fila che il settore giovanile vince. La società vuole lavorare e investire sul settore giovanile, per cui non possiamo che essere contenti e sapere che dobbiamo lavorare tanto. Non ci dobbiamo accontentare, questo deve essere uno stimolo ad andare avanti anche con le annate successive, per cui non è una cosa che sigilla e chiude, ma è una cosa che sigilla ed apre. Grazie Gabriele, ti lascio alla festa
con le tue ragazze, tra qualche minuto ci sarà la premiazione. Assolutamente. Lo staff è stato incredibile, Andrea Fratangeli, Valeria Battisoto, Roberta Di Gregorio, che sono due ex giocatrici, che hanno dato un supporto incredibile, ma anche lo staff della 1 con Giustino Altobelli, con Mimmo Sabatelli, hanno dato un supporto ed è stato veramente un lavoro di staff. E direi, per finire, tutti questi tifosi, non è così usuale, possiamo dirlo, che a livello giovanile e femminile c'è tutta questa. Adesso aiutami, quanto dista Campobasso da qua? Sono due ore, non è proprio dietro l'angolo, insomma. E dopodomani è Pasqua, e cioè il palazzo è pieno di tifosi arrivati da Campobasso. E tantissime ragazze del settore giovanile. Come fai a non innamorarti di una città del genere? Fantastico. Grazie e complimenti ancora. Giovanni, io ti ridarei la linea e cerco qualche altro personaggio da intervistare prima della premiazione. Un po' di voce oggi? Sì. Ok, molto bene. Senti, insomma, spesso ci vediamo e abbiamo qualcosa da celebrare, da festeggiare. Siamo partiti l'anno scorso anche con la maglia della nazionale, con la medaglia di bronzo che poi vi ha aperto le porte del mondiale under 17 che giocherete quest'anno. Innanzitutto ti chiedo, che gruppo è questo? Tu sei un po', sei sotto età anche qua, però che gruppo hai trovato? È un gruppo che è stato creato l'anno scorso e già l'anno scorso avevamo dimostrato di essere tanto, di avere tanti talenti da gestire, e l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto under 17, quest'anno siamo venuti qua con l'impresa di riuscire a giocarcela con tutti e siamo un gruppo magnifico, ci vedete, ci avete visto divertirci in campo, e questa è la cosa più bella e ci ha portato questo a vincere. Pensavamo tutti che foste stanchi, sarebbe stato fisiologico dopo 5 giorni, Costa Masnaga, una squadra anche come fisicità sicuramente molto impegnativa, eppure dal primo all'ultimo minuto siete stati padroni del punteggio e della partita. Sì, sapevamo che eravamo più stanchi, che avevamo dei problemi perché loro avevano due lunghe molto grosse là dentro, e se ci avessero fatto la zona sarebbe stato un problema, ma noi siamo arrivati qui con non dover perdere nulla, perché eravamo sotto età e avevamo tanto da fare, e quindi siamo venuti qui con la voglia di voler spaccare tutto, e questo ci ha portato a vincere anche oggi con tutto l'entusiasmo. Ti chiedo l'ultima cosa, ovviamente la punta di questa squadra, inutile negarlo, è Blanca Quiñones, mi sembra che abbia tutto meno che l'atteggiamento di una stella, di una star, è proprio non una di voi, è proprio una del gruppo, e lo vedo, insomma, si vede, il linguaggio del corpo è quello, no? Sì, Blanca è fantastica. Aspetta, Emma, ti lascio all'urlo, che so che non vorrei mai, questi sono dei rituali che sono sacri e non vanno toccati per nessuna ragione, neanche il caso di intervista. Eccola, era importante che lo facessi. Sì, parlavamo di Blanca, insomma, quello che fa in campo si vede, ma credo che anche fuori vi dia un contributo, una spinta. Sì, Blanca ovviamente con la sua esperienza facendo... scusate, è un attimo, posso andare? Vai. Scusate, ma adesso c'è la foto, cioè non è che... È un momento talmente bello che mi sembrerebbe brutto fare in modo che esca una foto senza una delle protagoniste in campo. Di Blanca, sì. Ovviamente con la sua esperienza in Serie 1 ha aiutato tutte quante a potercela giocare anche con ragazze più grandi di 1 o 2 anni, e lei è fantastica, ha un'umiltà incredibile, si può vedere sia in campo che fuori, e questa cosa ci ha portato anche a vincere la partita. Ti lascio alla festa, Emma, sì. Non ti disturbo più, complimenti ancora. Ok, linea a Giovanni. Ok, per la premiazione, poi ci sentiamo più tardi per la chiusura. Allora, buonasera, iniziamo le premiazioni di questa finale Under 19 femminile, trofeo Vittorio Tracuzzi. Partiamo con la quarta classificata, la Polisportiva Battipagliese. Paola Cremonesi e Massimiliano Di Maria, componenti del comitato esecutivo, consegnano le medaglie. Il roster della Polisportiva Battipagliese:
Praiola, Lombardi, Cotellessa, Evangelista, Prete, Nardoni, Merati, Chiovato, Gianangeli, Cavallo, Mastursi, Ferrara, Gesuele ed Esposito. I coach Federica Di Pace e Susanna Bisogno. Gennaro Cozzolino, direttore marketing Givova, premia il capitano Ilaria Lombardi. Terza classificata, Basket Roma, Massimiliano Di Maria e Paola Cremonesi, componenti commissione esecutiva, consegnano le medaglie. Il roster, Leghissa, Luca Antoni, Fantini, Belluzzo, Benini, Preziosi, Aguilarre, Cenci, Lami, Brandimante, Manocchio, Rossi, coach, buongiorno. Il presidente della commissione organizzativa Giancarlo Rossini premia il capitano Benedetta Aguilarre.
il presidente della commissione esecutiva Francesco Di Girolamo e Marco Venturi, responsabile istruttori arbitri, premiano Gabriele Occhiuzzi e Irene Frosolini per la finale terzo e quarto posto e Simone Settepanella e Chiara Bettini per la finale primo e secondo posto. Iniziamo con il quintetto ideale della manifestazione. Chiamiamo prima chi premia. 104 presenze in nazionale, 420 punti. Medaglia d'argento all'Europeo 96 a Brno. Con l'Italia ha disputato i Giochi Olimpici del 96 ad Atlanta. 4 edizioni dei campionati europei. 91, 95, 97 e 99. Novella Schiesano. Novella Schiesano premia Caterina Piatti per il miglior quintetto. Tre scudetti, due con Schio, uno con Lucca, tre supercoppe italiane, 14 presenze in nazionale, con 60 punti, Valeria Battisodo. Valeria Battisodo consegna ad Agnese Gianangeli la coppa del miglior quintetto. Ha giocato in Serie A con Gragnano e Battipaglia, convocata diverse volte con le nazionali giovanili, Raffaella Guadagno. Raffaella Guadagno premia Benedetta Aguilarre. Leggenda del basket battipagliese e campano, ha giocato in Serie A con Battipaglia e Scafati, Pino Corvo. Pino Corvo premia Blanca Chinonez. Simbolo del basket campano e stella della Fida Spartenope, allenata da Tonino Zorzi, che vinse la Coppa delle Coppe del 1970, Manfredo Fucile. Manfredo Fucile premia Emma Giacchetti.
allenato più volte la nazionale italiana, ha allenato tante panchine anche in Serie A, il coach della nazionale italiana, Andrea Capobianco. Andrea Capobianco premia Luciano Bongiorno del Basket Roma. Coach Bongiorno è stato votato da tutti gli allenatori della manifestazione, quindi ancora complimenti. Seconda classificata, il Limonta, Costa Masnaga. Francesco Di Girolamo, presidente commissione esecutiva, e Giuseppe Rizzi, presidente settore giovanile della FIP, consegnano le medaglie. Quando prende la coppa, io dico consegna la coppa al capitano. Consegna a Caterina Piatti la coppa del secondo posto, lo sponsor ufficiale della Polisportiva Battipagliese, Vincenzo Munzio, proprietario della Omeps Silo Trailers. Rotta, Bernasconi, Galli, Bernardi, Gorini, Piatti, Rota, Cibinetto, Osazzua, Edo Paigbe, Olandi, Razzoli, coach Rossi.
Vincenzo Muzio, sponsor Omeps, e Gennaro Consolino, direttore marketing di Givova, premiano con le medaglie la Magnolia Basket Campobasso. Del Sole, Boraldo, Giacchetti, Chinonez, Moffa, Vitali, Trozzola, Mascia, Rizzo, Lallo Bocchetti, Moscarella e coach Dio Tallevi. Francesco Di Girolamo consegna gli scudettini, ricordo, gli scudettini alla Magnolia Campobasso. Giuseppe Rizzi, presidente settore giovanile della FIP, premia il capitano Giorgia Moffa con lo scudetto ricordo. Un attimo. Lo scudetto ricordo è... il ricordo delle finali scudetto Under 19 femminile qui a Battipaglia. E sempre Giuseppe Rizzi consegna la coppa delle nuove campionesse d'Italia a Giorgia Moffa. Thank you.
Ok, finite le cerimonie di premiazione, commentiamo la finale con Pierangelo Rossi, coach di Costa Masnaga. Pier, innanzitutto, perché finito il giro dei tuoi assistenti toccava di nuovo a te venire a commentare una partita, e poi un altro secondo posto che certamente almeno a 20 minuti dalla fine della partita bene non fa, ma che certifica ancora una volta quanto Costa Masnaga sia esattamente al centro del movimento del basket femminile italiano. Hai detto tutto tu. Tanto complimenti a Campobasso, che ha fatto delle ottime finali nazionali e una grandissima finale. Ci hanno dominato su ogni aspetto del gioco, non si è riuscito a trovare nessuna contromisura, quindi, e anche nelle tre partite precedenti, anche se con Jess erano già sicuri del risultato, dunque non gli è cambiato niente, le partite dovevano vincere, le hanno vinte molto bene, quindi lo scudetto è totalmente meritato. Perdere la finale brucia sempre, ma arrivare sempre alle finali nazionali con quasi tutti i gruppi e arrivare sempre, quasi sempre nei primi quattro posti o sempre nei primi quattro posti da tempo immemore, è dura dirlo adesso, da domani diciamo va bene così, lavoriamo per questo, lavoriamo per creare delle giocatrici, e se gli facciamo, se riusciamo a fargli fare delle esperienze di questo tipo, ben venga anche una sconfitta in finale per quanto possa bruciare. L'ultima curiosità, il tuo time out a 90 secondi dalla fine a partita compromessa, ho visto che hai chiamato le ragazze, si può sapere cosa hai detto loro? Ho detto loro che una partita, 40 minuti non cambiano una stagione. La stagione è stata ottima da tutti i punti di vista, infatti siamo arrivati a giocare l'ultima partita dell'anno. Spiace e fa arrabbiare tutti perdere, ma bisogna comunque tenere la barra dritta e pensare che siamo rimaste in due e noi siamo le seconde, quindi bisogna anche sapersi accontentare e godere di quello che si ha. Grazie Pier, davvero complimenti ancora a te, alla tua società e alle ragazze. E ci vediamo presto, sicuramente ci vedremo presto. Io direi che possiamo chiudere i contributi dal campo con l'intervista al coach della nazionale femminile e nazionale 3x3, che è stata una presenza fissa in questi giorni qui al Palazzauli. Coach, due cose: uno, innanzitutto l'atmosfera bellissima che si è respirata in questi giorni e anche oggi, anche grazie ai tanti tifosi arrivati da Campobasso. Dobbiamo dire, è sempre bello vedere una finale nazionale, soprattutto a livello femminile, con così tanto entusiasmo, con così tanta gente. Sì, è sempre bello vedere tanta gente, l'entusiasmo e l'estrema correttezza, questa è la cosa più bella, e penso che anche lo spettacolo visto in questi giorni è stato un qualche cosa veramente di positivo, quindi dobbiamo essere tutti quanti contenti. Adesso dobbiamo vedere di continuare a far crescere queste ragazze, perché ci piacerebbe vederle un giorno giocare in Nazionale A, giocare in Eurolega, giocare per il campionato. Certamente gli allenatori sapranno come saltarle sulle cose, sulle tante cose fatte bene. Abbiamo visto a livello statistico su FIP Stats, abbiamo visto che sul tiro a tre punti possiamo migliorare, abbiamo visto qualche palla persa di troppo, però questi sono tutti spunti importantissimi per gli allenatori per continuare a formare. Già si sono viste tante cose ottime, queste saranno le cose su cui si lavorerà per crescere ancora di più. Complimenti veramente a tutti. Abbiamo detto anche un paio di giorni fa, tu qui hai ritrovato due ragazze, Isabella Assan e Emma Giacchetti, che hai avuto il piacere di allenare un paio di settimane fa a Castel San Pietro nel raduno della Nazionale Green Team. Emma è stata anche eletta nel miglior quintetto della manifestazione, nonostante sia due anni più giovane della categoria Under 19. Queste convocazioni certificano appunto il fatto che la Nazionale ha un suo gruppo, delle sue gerarchie, ma si guarda già avanti. Ma sì, io penso che noi tutti quanti dobbiamo fare un lavoro molto unito con tutte le nazionali e dobbiamo cercare veramente di vedere il più possibile anche la crescita di ogni ragazzo. Tu hai fatto un esempio di due giocatrici che hanno dimostrato anche qua il loro valore, la loro solidità mentale. Oggi abbiamo visto Giacchetti fare una partita incredibile da un punto di vista sia difensivo che offensivo, fare dei tiri importanti all'inizio partita, e ha giocato con grande personalità. Queste sono le notizie buone, però mi dispiace parlare delle singole, perché vorrei fare veramente i complimenti a tante ragazze e dire che la strada per il futuro
loro deve ancora continuare a crescere, hanno tutte le possibilità, quindi mi piacerebbe vederle veramente in tante con la maglia azzurra, perché se lo meritano e se lo meritano anche gli allenatori e le società che ci lavorano tanto dietro. Il settore giovanile deve crescere sempre di più. Grazie Andrea, grazie mille. Grazie a voi. Allora, siamo arrivati in fondo a queste finali nazionali, la prima del 2024, sono stati giorni molto intensi, il campionato nazionale Under 19 femminile dunque lo ha vinto la Magnolia Campobasso. Ora un paio di ringraziamenti, innanzitutto a Giovanni Salerno che in questi giorni è stato eroico conducendo tutte le telecronache, facendo lo speaker e veramente portando a termine un lavoro fantastico. E poi a tutti voi che ci avete seguito in questi giorni, abbiamo visto con dei numeri molto importanti su Twitch, l'appuntamento è al 29 aprile a Chiusi Chianciano per il primo giorno di partite della finale nazionale Under 19 Eccellenza Maschile. In quel caso parleremo di finale a 16 squadre, ma come vi abbiamo promesso tutte le partite di tutte le finali nazionali saranno trasmesse in diretta sul canale Twitch, o se ci saranno delle contemporaneità ci sposteremo anche su YouTube, ma non vi faremo perdere neanche un canestro di tutti i campionati giovanili. E poi vi ricordo che potete seguire tutte le statistiche in tempo reale gratuitamente sull'app FIPSTATS, che già da qualche anno accompagna la Federazione Italiana Pallacanestro. Tanto vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo lo scudetto della Magnolia Campobasso che ha battuto in finale Costa Masnaga. Grazie ancora a tutti e ci vediamo a Chianciano. E